Allora, posso mettersi il cacciavite o la lattina? Io preferisco la lattina. Abbiamo martellato il pavimento, così quelli più di sotto sentono per bene cosa stiamo facendo. Contadino Eva, io mi ricordo di te, come cazzo fai a essere ancora viva? Eva! Eva, quella non è mica la mia katana. Questa è la fine di McCorky, signori. Sarà la fine di questa puntata, la fine di McCorky. Dietro di me c'è il casino. Lasciatemi stare, li sento sul collo. Niente, ragazzi, devo rigirarmi per vedere il giro. Oh no! Allora, signori, nell'ultima puntata il nostro McCorky è stato morso. Infatti, sta provando dolore, passione per il dolore, che levati. E abbiamo anche un piccolo problema tecnico-tattico per il fatto che siamo circondati e siamo nella merda. Senza tanto altro da aggiungere. Personalmente faccio una crafted spear, tengo da parte perché secondo me ci posso aggiungere X cose che la rendono molto migliore. Dobbiamo trovare delle forbici se capita, perché ho visto che ci si può fare di pezzi d'armatura con le forbici. Comunque, ad ogni pro e contro di tutta questa faccenda qua, devo riuscire in maniera imperativa a trovare un asse da qualche parte. Devo anche andarmene. Non c'è modo di ridurre il mio cazzo di peso che sto trasportando, perché al momento mi sento un po' appesantito. Top metal pipe. Ma non so come è messa. No, la nostra è messa bene. Allora, facciamo così, impugniamo questa. Quell'altra, questa barra di metallo, per ora la mettiamo via. E uno dei timer potrebbe venirci buono in questo caso, sapete? Ma che si faceva? Impugno secondario. No, bisognava tipo attivarlo. Impugno primario, forse. Mi ricordo che con i timer potevi settare l'ora e farlo suonare. Vabbè, se non è questo il caso, allora lo sto trasportando per niente. Si poteva fare con gli orologi, sicuramente. Però si vede che io sono disabile, vabbè. Pugno primario e basta. E niente, allora lasciamo perdere tutta questa faccenda qua dei cose. Andiamo giù e fine. Qua in casa non abbiamo trovato niente, non c'è neanche niente. Potrei tentare di smontare. Potrei tentare davvero di smontare qualche mobile giusto per. Non credo avremo un gran successo visto che siamo molto scarsi in. Dobbiamo buttare tutto in terra. Molto scarsi in cosa disassembla nella merda e infatti niente di utile. 15% di spaccare il letto. Non mi sembra il caso. Qua dentro c'era un mo no, là c'era una sedia di merda in questa stanzina qua. Sedia di merda. Magari skippiamo fast. Niente di che se non legno di scarto. Un culo, però pure col letto. Col letto abbiamo un pochino più di successo invece. Ok, allora qua possiamo cavarcela abbastanza meglio. Eccola qua. Facciamo un bel 2x4. Una volta fatto questo bel 2x4, ci attacchiamo la nostra bella lattina e abbiamo una bella arma improvvisata. Allora, possiamo metterci il cacciavite o la lattina, ma io preferisco la lattina. Abbiamo martellato il pavimento, così quelli appena di sotto sentono per bene cosa stiamo facendo. Davvero per attaccare una lattina con tre stracci e un coso serve tutto sto casino? A quanto pare sì. Oh, chiodo me lo infilo in tasca. Vediamo. Eccola qua. Non fa un grande danno, ma almeno impugna due mani. Ma è qualcosa, tipo una piccola accetta. È una piccola accetta antisommosso. Vediamo come ce la caviamo. Devo levarmi dalle palle qua. Devo tornare a casa, mangiare bene.
bere se possibile. Allora, a parte il fatto che qua possiamo ancora prendere della roba prima di andare. C'è neanche un po' i casini che sento da là. Confezione di uova, Gnari. Quanto è cool la confezione di uova. Oh mio Dio! Coltivazione per maestri. Cioè, hai in tutta casa e coltivazione. Gnari, ma quanta roba c'è qua in questa casa? Ecco perché sono pieni di zombie. Sto guardando intorno mentre continuo. Stini semi di cavolo, coltivazione intermedia. Stini semi di cavolo. Oh, Andesite. Oh, mi piace. Sigarette scodella, coperchio. Bread knife. Mi sta dando l'ansia dei suoni che sento che arrivano da coltivazione intermedia. Non sono capace di fare un cazzo per ora. Abbiamo una carpenteria per disabili come me. Ma che? Sto camminando sui vetri, puttana Eva, il rumore che faccio. Ok, ok. Ci siamo inchiappettati un po' di sito, eh? E non sono male. Vuoi mica che qui ci sia un fucile a pompa? No, ovviamente. Secondo me allora ha senso che esploriamo un secondo qua nei dintorni. Dai, bello, non fare il pezzo di me. Ok, mi ha visto. Vieni. Belli fai l'audio di quest'arma. Spero di non aver attirato l'attenzione. Troia i vetri. Eccoci qua. Non posso spostare sta scatola. Ok. Mettila giù. Perfetto. Tre volte per uscire a quel menu lì. Torcia propano. No. Oh, oddio, sì. Quanto mi sta ritornando il culo, ragazzi. È ritornato il nostro caro amico culo. Non sto più niente dentro questa cosa qua. Allora. Devo togliere qualcosa da qua perché poi non potrò portarmi dietro tutto. Devo leggere quelle situe qui. Allora, questo posso impugnarlo alla cintura, così inizio a togliermi roba e magari la Garden Saw la posso mettere qua. Cristo, la voglio la canna da pesca, non fa danni, ma... Quanto peso posso trasportare? Niente, sono già sovrappeso, sono... La Metal Pipe qui se ne deve andare. Abbiamo altre armi per quello. Ok, e la metal pipe che pesava un cifro si è elevata. Forse anche questa barra di metallo a questo punto non ha senso tenerla qua per ora. Visto che voglio pigliarmi... Mi manca la cosa. Allora per ora questa qua la prendiamo. La hand crossbow. Ma si è appesantito, Brad. Ho capito. Quanto sono appesantito però? 13 di 12, che è un bel po'. 13 di 12. Ci sta il martello qua? Ok. .12, 59 di 12, è comunque troppo. Pugno primario. Allora, questa qui non posso metterla... Quello che ho in mano. Allora, dove, where is? Attach al back. E in pugno primario... Buono. Di qui cosa abbiamo? Ok, non mi dispiace.
Non sono entrato in casa però, ma la casa mi sembrava abbastanza messa di merda. Da, fratello, da! Vieni che ti faccio vedere un poco di shite qua. Non mi pare un buon punto. Però tanto tutto sto posto qua non mi pare un buon punto. Però loro si stanno allontanando di là, quindi magari io... Porca puttana. Contadino Eva, io mi ricordo di te. Come cazzo fai a essere ancora viva? Santissimo. Eva. Puttana Eva. Eva, quella non è mica la mia katana. Ah oh, no, è una mazza da bigliarlo. Va bene. Per ora non siamo nella condition. Non ci credo. Ho scavalcato e mi sono fatto ma. Allora, facciamo che il caso di levarsi dai coglioni. Senza se, senza ma, dai coglioni Bradley si leverà. Eh sì, signori, siete tutti voi, io capisco. Dobbiamo tornare alla nostra base, prendere su quello... Olè! Prendere su quello che posso prendere su e andarcene via velocemente, perché qua sta finendo male. Piano piano, senza fare ribaltoni, tra l'altro mi sa che mi sono mezzo perso. Cammina verso... No, non rimuovi erba, cammina verso, ecco, va bene uguale. Cazzo, sono finito, ragazzi. Porca puttana, mi sono perso, puttana. Oh, fuck me. No, dai, forse me la ricordo quella casa qua. No, non me la ricordo. Dolore insopportabile. Dolore leggero, no, dai. La macchina polizia, ok, allora giù di qua. Sono stanco perché sto correndo accovacciato, sovrappeso. Abbastanza pesante. Lo so, ragazzo mio, però dobbiamo arrivare a casa. Una volta che siamo a casa, puoi toglierti dalle palle tutta quella roba lì dalla schiena. Era giù di là. Questa qua, ok, siamo arrivati quasi. Facciamo che passiamo l'MLM senza fare... 16 gradi sono, tra l'altro dovrebbe... Non dovrebbe essere... Dai, signora, non rompo. Sento di nuovo gli spari, quindi siamo arrivati vicino a casa, ovviamente. Cavalca. Ok. Sì, non c'ho piselli lì. Madonna mia, quanta gente. Merda, non siamo soli. Oh, vado in bagno. Tanto questa... Questo posto qua dovremmo abbandonarlo, però devo rilassarmi. Faccio un piccolo aggiornamento, ragazzi. Penso che passerò la nottata qua a casa a non far niente, se non che ingozzarmi di roba per cercare di curarmi meglio. La ferita al piede si è infettata, quindi probabilmente ripperò, ma cerchiamo di curarci almeno la ferita alla spalla in modo da lasciarci la ferita alle palle. Non sono messo benissimo, quindi alla fine dei conti... Signori, è arrivato il momento di partire. Fuori piove? Io sono riuscito a curarmi della cosa infetta. Non mi sento più al sicuro in questo postaccio. Purtroppo qua c'era la tanica di benzina, non possiamo portarcela dietro. Ma penso sia arrivato il momento di levarsi dalle palle. Anche se mi bagnerò probabilmente e andare in giro con una borsa appesantita non è nel massimo. Sì, cammina verso, vai. Ecco, bravo, a cagare te. Porca troia. Quello lì è un prigioniero?
Comunque ci leviamo dalle palle da sto posto di merda. Quelli la sparano, io non andrò sicuramente là a farmi sparare addosso. Cerchiamo di passare oltre. Anzi, magari speriamo gliene arriviamo. Comunque ragazzi, qua è un massacro, cioè. No. Non mi interessa. Voglio levarmi dalle palle e smettere di sentire tra l'altro pum 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 tutto il tempo. Ciao, vedo che hai qualcosa infilzato nella schiena. Sono anche problemi tuoi, né? Comunque. Questo atto finale di disperazione. Ci toglieremo dalla strada. Io sento. Arriveremo da qualche parte di qua, eh? Qua è pure peggio. Oddio, oddio mio. Fuck off. Terrorizzato. Impaurito, ok. Cos'è sto posto? Cos'è sto posto? Oh, dietro il mondo. Fire Department. Ok, i vigili del fuoco. Vigili del fuoco. Porca merda. Oh, salve. Vedo che anche voi avete avuto frutto belli. Mi piace i vigili del fuoco. Però non. Madonna. Figa, no. No, 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 no. No, 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 no. Andate via. Non ho neanche un'arma melee perché ho sta cazzo di borsa. Madonna mia, fammi andare. Cos'è quel posto là? Puttana, porca puttana, porca puttana. Questo sembra. Polizia? Tra vigile del fuoco e polizia qua è. È veramente un bel posto. Il problema è che non. Oddio, no. Ok, quello mi sembra un posto dove posso andare a imboscarmi. Ok, li abbiamo seminati. Cazzo, grosso questo edificio. No, non mi sembra un buon posto. Però possiamo passare tra i due edifici per passare dietro. Qua c'è lo spazio, vero? C'è lo spazio, non c'è lo spazio, non ce ne sono spazi lì. Ok, via, 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 via di qua. Ok, dai, non è poi così male. Basta seccare questo tizio che arriva. No, 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 no. Ok, va bene anche così. E dammi. Ok, l'abbiamo ricaricato. Mi sa che stiamo entrando nella città. Che non è il massimo per me. Dai, vai, costeggio sto cazzo di muro. Ok, siamo bagnati, ok, tutto, però io ho mangiato, soffro degli anticorpi che sono grossi come una capanna, cioè con tutto quello che mi sono imboscato prima. No! Ok, ho smesso di piovere. Prego, dimmi che ci sono delle abitazioni singole difendibili. Ragazzi, fate finta di non avermi visto. Ho fatto il livello su qualcosa. Penso. Passo leggero. Sto imparando a sopravvivere, ragazzi. Non è che. Ok. Questi sembrano posti decenti dove andare a stabilirsi per un pochino. Certo, sono infestati e probabilmente no, non puoi. Loro non possono scavalcare. Possono scavalcare quei cancelli lì. Però qua c'è pieno di gente. Ma lì sta venendo dritta da me, vero? Signora, lei deve starmi lontano. Merda, sta cosa che funziona una volta sì e una volta no. Passo leggero, facciamo finta di niente. Sono entrati tutti nel garage quelli là. Lei sì, faccia i cazzi suoi, signorina. Dobbiamo arrivare a una casa che secondo me non è molto figa, ma qua è il caos. Merda.
Dai, facciamo che non mi avete visto. Ok, siamo sul retro. Non l'ha mai visto, ma poco male. E io non è che sia un genio nello sparare con queste cose qua. Ma che cazzo fai? Devo lasciare andare quella cazzo di borsa qua. Ma come fai a lasciare andare adesso, Bradley? Porca puttana. Porca merda. Ok, magari questa non è la casa migliore. Magari è la casa dopo quella migliore. Magari non è neanche questa casa quella migliore. Facciamo che ci leviamo un attimo dal cazzo. Madonna, a me che vado in giro con quest'arma de merda. Mano principale. Vabbè, ma che cos'è? Vabbè. Niente. Sono ovunque. Mi serve un'arma principale. Mi serve di mollare giù la borsa nell'altra mano. Ecco la strada, end of the line. Vabbè, li sto togliendo. Ok, ci possiamo. Niente, è come tirargli le cazzo di. Non lo so. Tirargli le robe che non esistono, di santo. Bail bonds. Bail bonds. Fuga eterna. Ed è finita, signori. Non ho più energy. Camminiamo lentamente, senza energia. Senza forze. Devo buttare in terra qualcosa. Puttana Eva. È un fastidio doverlo fare. Non mi guardo indietro perché so che se no. Non cammino più, eh. Dio quanti Cristo. Dovevo tenerlo conto, ovviamente. Però no. Questa è la fine di McCorky, signori. Sarà la fine di questa puntata. La fine di McCorky. Dietro di me c'è il casino. Non lo so io. Non voglio guardare. Non voglio guardare. Se, zombie di figa. Per fortuna che non ci sono quelli che corrono per ora. Lasciatemi stare, li sento sul collo. Io vado giù di qua, ragazzi. È la fine di McCorky, probabilmente questa. Probabilmente è la fine di McCorky, che va a morire in mezzo ai campi. McCorky! Oh mio Dio, quanti cazzo sono. Bradley, molla quella cazzo di borsa, vaffanculo. Ho dovuto mollare la borsa. Prendi le pillole, Bradley. Prendi le pillole. Prendi le pillole. Tanto che cammini. Prendi quelle dannate pillole. Madonna, nei versi. Vi prego, pillole, fate qualcosa. Pillole. E corchi, pezzo di merda. Ah! Dove vuoi che scappi messo così? Dove sto andando poi? In mezzo ai boschi con Annette. È finita, figa. Panico! Niente, ragazzi, vorrei girarmi per vedere il giro. Oh no! Non so cosa. È finita. Cosa vuoi che faccia? Dove vuoi che scappi? Non ho energia per correre. Non c'è una finestra, non c'è una porta. Mi sono andato a infilare in mezzo ai boschi di merda. La camminata della fine di McCorky.
Le vitamine che prendo non bastano, prendi pillole, continua a ingoiarti di pillole. Vabbè, ma non è vivibile così. Inizio a essere pure stanco. Non te credo. Che dite? È arrivato magari il momento di rinunciare alla propria. Cazzo, ne avevo fatti perdere un boato dentro quella merda di fuoco. Ok, la courthouse. Una finestra aperta mi serve per sopravvivere. Una finestra aperta. Una finestra aperta è tutto quello che chiedo. Hanno. Così quanti ne avrò dietro? Una finestra aperta, una finestra rotta, quello che volete. Ti prego, dimmi che questa porta qua. Io ragazzi non ho parole. No, hanno sfondato. No. Mio Dio, sono vivo, non so come. Signori, io penso che chiuderò la puntata così, con la grande fuga. Io nella prossima non so cosa accadrà. Potrebbero stare arrivare qua e sfondarmi la faccia. E magari è comunque finita qui, non c'è niente da fare. Ma non mi sento di andare oltre per adesso. Vedremo nella prossima se McCorky riuscirà a cavarsela o meno. Un saluto.